Quel giorno era l'alba di un giorno speciale. Però mai avrei immaginato che mi sarei trovato di lì a poco a parlare col lupo. Sì, avete capito bene, non a parlare di un lupo, tipo questo cucciolone catturato da una mia fototrappola. Parlo di un lupo adulto e autentico che mi comparve davanti all'improvviso, quasi per incanto, mentre la mia carabina ed io eravamo nascosti nel folto, aspettando la volpe. All'epoca, infatti, ero ancora cacciatore e non solo di immagini, come invece è adesso. Mi si parò davanti come fulmine, quasi per magia, e il caso ha voluto che avessi al mio fianco anche la fida fotocamera sul cavalletto. Questo è lui, proprio lui, in bianco e nero. Ma nonostante il mio mimetismo quasi perfetto, percepiva un qualcosa di strano, così che pensò bene di allontanarsi. Ma io quell'addio frettoloso non lo volevo, perché avrei desiderato filmarlo ancora un po', conscio che mai più avrei avuto un incontro tanto ravvicinato. Così che, mentre lui stava per sparire nel bosco, decisi, disperato, di provare a trattenerlo, imitando pur maldestramente sia l'abbaio del capriolo che lo squittio del topolino in difficoltà. Vi lascio in sottofondo l'audio originale. Ezechiele si accorse quasi subito dell'inganno, ma ormai ero riuscito a parlare con lui e a trattenerlo per qualche secondo di più. Pochi secondi, sì, ma preziosi per noi due. Ed ora, mi auguro, anche per voi.